E benvenuti ragazzi e ragazzi, mentre sono in questo nuovo video, sono sempre questo Minecraft Mark. Oggi siamo di nuovo su Zoom, 11-2, tempesta di fuoco. Bentornati ragazzi in questo decimo episodio, se non vado errato. O nono decimo, mi sto confondendo un po', però presumo molto probabilmente decimo. Però quindi ragazzi, siamo qua pronti e carichi per un nuovo fantastico video. Quindi iniziamo, cerca degli indizi nel parco dei cervi. Quindi presumo che devo andare qua. Cioè sparo. E non voglio fare la sfida. Stop perché non sono. Cioè. Vabbè, non lo so, guardate ragazzi, c'è proprio. No, devo rubare palla, ok. Vado col muro di roccia, ma no dai, contrasto e basta. E lui fa clown equilibrista. Beh, normale. Adesso gliela fottiamo con Bobby. No, Bobby. Jack, 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 dai. E Jack. Oh, Jack, ti ammazzo. Siamo in 7 in 2, cerchiate, cerchiate invece. No, vai Jack, vai Jack, vai Jack, vai Jack, vai Jack, vai Jack, vai Jack. Ah, porco demonio. Fottuto. Yeah. Non livello tutti, va bene. Ok, ragazzi, dove cacchio devo andare? Per cercare degli indizi. Cerca degli indizi nel parco dei cervi. Bah. Ah. Cioè lì c'era la gente Tizio Caio Sempronio. Il portiere c'era. Qui c'è un altro. Madonna. Finalmente ragazzi, cosa inizio sugli alieni? Non sono affari vostri, fatevi da parte e lasciateci lavorare. Oh mamma mia, finalmente sono riuscito a trovarlo. Uff, a quanto pare il pallone nero è l'unico indizio che hanno lasciato. Che razza di alieni sono? Non ho neanche lasciato i cerchi nel grano. Ma sa che. Mi sa che guardi troppa TV. Sì, è probabile. Axel. C'è qualcosa che non va, Axel. C'è qualcosa che non va, Axel. Sembri un po' giù. Axel. Ehi, Axel. Ciao, Mark. Ehi là. Victoria. Hai trovato nuovi indizi sugli alieni? Io niente, tu? Neanch'io. E ci picchia, chissà dove sono andati. Ti devo comunque ringraziare. Perché cosa? Beh, hai detto che essere un ragazzo o una ragazza non ha alcuna importanza quando si tratta di giocare. Mi ha fatto molto piacere. Mio padre ama molto il calcio, così ho incominciato anch'io a praticarlo. Lui era così impegnato e spesso era fuori per lavoro. Ma quando aveva una giornata libera giocava sempre con me. Questo è il ricordo più bello della mia infanzia. Quindi il calcio è una delle cose che ti legano al tuo padre? Tu sei proprio strano, Mark. Quando la gente scopre chi sono, cambia atteggiamento nei miei confronti. Davvero? Beh, non deve essere facile essere la figlia del primo ministro. Spesso è dura, ma voglio molto bene a mio padre. Vorrei poterlo proteggere con il calcio. Davvero? Allora continua così. Ebbene ragazzi, che ho scoperto, riguardandomi un po' di video su YouTube, che nella partita Raymond Secret Service Axel segna veramente. Quindi mi sono detto, oh cacchio. Mark, vuoi essere mio amico? Non conosco nessuno della mia età. Ma noi siamo già amici, abbiamo giocato insieme a calcio. Hai ragione, Mark. Beh, spero allora che saremo ottimi amici. E sposto il Nintendo. Che down che sono. Guardate lo schermo. Ehi, ancora voi. Alieni in casa. Terrestri, siamo l'Alius Academy. La nostra dimora si trova oltre questa galassia. Ti
Siamo scesi sulla Terra per mostrare a voi, patetici esseri, i nostri straordinari poteri. Useremo il vostro amato calcio per dimostrarvi quanto sia inutile ribellarsi al nostro potere. Ok, se lo dici tu. Quello era Janus, accidenti, da dove trasmetteva? Quelli sono gli alieni che hanno rapito mio padre. Accidenti, lasciatelo andare. Cosa? È sicura? Signori Victoria, abbiamo individuato l'origine del segnale. Proveniva da Cervo TV. Bene, agente Smith, prepari l'auto. Dobbiamo dirigerci immediatamente a Cervo TV. Ma che cacchio? Oh, tieni duro, papà, stiamo arrivando. Capitano, va tutto bene? Povero Victoria, è così in pena per suo padre. Non pensa ad altro. Il capitano di una squadra non dovrebbe perdere le staffe in questo modo. Non riuscirà mai a battere l'Alius in queste condizioni. Hai ragione, quelli dell'Alius sono già abbastanza forti. Forza, ragazzi, andiamo a Cervo TV. Batteremo l'Alius e aiuteremo Victoria. Battere l'Alius? Non credo che riusciremo a... Non possiamo abbandonare Victoria. Remo non si tira indietro di fronte al pericolo. Marca ha ragione, andiamo ad aiutare Victoria. Grazie, andiamo a aiutare. Andiamo ad aiutare Vittoria. Ora puoi accedere a Cervo TV. Presto, segui Vittoria e bla bla bla. Ma è sbloccato. Porco due. Cioè, ragazzi, come si dice? In Inazuma Eleven 3 mi sa che non si può sbloccare. Infatti, non si può sbloccare. O spero di sì che si possa sbloccare. Che non mi dispiacerebbe venire qua. Non mi dispiace. Ma. Ma questa qua è l'allenatrice. Questa qua è l'allenatrice della Otaku. Figo. Ah, quindi sfidiamo. No, doppio episodio oggi non ce la faccio. Ecco la stazione televisiva. Qui potrei avere i miei 10 minuti di celebrità. Io magari riesco a farmi fare qualche autografo. Che discorsi sono questi? I Secret Service potrebbero essere in pericolo. Ehi, Mark, perché l'allenatrice non è venuta con noi? Non saprei, ha detto che aveva altro da fare. Aveva altro da fare? Che c'è di più importante che sconfiggere l'Alius Academy? Calmati, Kevin, i nostri veri nemici sono lì dentro. Devi tenere i nervi saldi. Ben detto, facciamo irruzione. Ehi, voi non potete entrare. Cosa? È compito dei Secret Service sconfiggere gli alieni, sono qui per questo. Questo non posso per ragazzini, allontanatevi. Come sarebbe, anche noi siamo qui per sconfiggere gli alieni. Abbiamo giocato una partita contro la Secret Service, abbiamo vinto. Tss, ah, molto divertente, ora via di qua. Potrebbe essere pericoloso. Mark, che ne dici di mostrargli quanto siamo forti? Hai qualche idea? Una sfida a calcio? No, non penso che funzionerebbe. Ragazzi, se si vede un po' oscurato, non ne sono sicuro che si vede in video. Però ragazzi, ho abbassato la luminosità. Spero che ci capite qualcosa, perché ho abbassato un po' la luminosità perché la batteria scarica. Ci sono, perché non chiediamo all'allenatrice di dargli che abbiamo vinto la finale nazionale? Quindi ragazzi, comunque se vedete un po' scuro vi chiedo scusa. Sono sicuro che se fosse un'adulta diglielo ci prenderebbe sul serio. Ho i miei dubbi. Torniamo all'autobus e parliamone con l'allenatrice. Ok. Chiedere all'allenatrice come entrare al Cervo TV. Yeah! Quindi autobus, ovviamente. Infatti. Autobus in altro modo. Che cosa ci fate qui? Non avevate una faccenda in sospeso con l'Alius? Beh, ecco. Oh, perché non pensate con la vostra testa? Cosa? Non capiranno mai neanche se vengo con voi, siete solo dei ragazzini per loro. E anzi, penseranno che avete sempre bisogno di ricorrere agli adulti per tutto. Forse ha ragione. Capisco il suo punto di vista, ma sono convinto che questo sia il modo più facile. Allora dovresti riconoscere le tue convinzioni. Accidenti, non appelli sulla lingua, neanche con Jude.
Ditemi qual è esattamente lo scopo del viaggio. Voilà. Siamo qui per reclutare i giocatori più forti in circolazione. Esatto, sicuramente qui a Nara ci celano dei fuoriclasse. Sono sicuro che almeno un giocatore famoso conosciuto da tutti qui a Nara. Quindi se lo aggiungiamo alla squadra le potremmo portare con noi. Le guardie. Così siamo di contatto, adesso ce lo spiegherà, che noia. Ecco, ti pareva. Ce lo spiegasse, ma a me non mi interessa. Io non recluterò nessuno. Li recluto già normalmente, perché mi serve reclutarli. Non ho capito. Fio, come facciamo a ricordare tutte queste cose? Bla bla bla. Che noia sti cosi. Deve giocare usandosi. Ah, devo per forza trovarlo. Vabbè, intanto vediamo. Vediamo se c'è qualcosa, magari qualcuno di interessante. Ce lo pigliamo. Se troviamo qualcuno di interessante tipo sto tipo. Mi sembra che faccia molto schifo, mi sa. Mi sa che questo qua fa molto schifo. Non vedo manco tecniche. Come si fa a vedere tecniche? Quando si getta questo Conwell non mi interessa più tanto. Comunque ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Commentate, condividete, iscrivetevi se non avete ancora fatto. Vi chiedo ancora scusa se per caso si vede un po' oscurato la visuale. Vi chiedo enormemente scusa. Quindi noi ci vediamo domani con la stessa serie di Naruto Shippuden Blazing e quindi pica pica a tutti, Chupacabra!